Music never lies. Guarda, averti qua davanti, Pierlu, per me è un'emozione veramente unica. Perché quando ero nella foresta alla ricerca del bradipo, pensavo tra me e me, fosse stato con me la dottoressa Venturi, che tipo di immagini avremmo mai potuto riprendere? Sai, tipo io Tarzan, tu Jane. Tarzan. Jane. O magari ci si attaccava a queste liane e si attaccava alle liane. No, Pierlu, scusa, Tarzan, cioè nel senso, tra zanzare, Pierlu, ci sono delle zanzare nella foresta lì di Panama, Pierlu, io una roba del genere, nuvoloni che tocca, veramente, cioè, è una cosa, Pierlu, veramente, cioè, o ci sei nato, perché se no, delle cavallette così, Pierlu, nella foresta. Avevo questa immagine della cavalletta che mi saltava in spazi aperti, tipo campo di grano, no? E invece, un po' alla mantide religiosa maniera, sono queste cavallette grosse così, capisco perché le mangiano poi, che stanno lì e si divertono a fare le cavallette. Vabbè, una cavalletta si diverte a fare la cavalletta. Ti posso dire due o tre informazioni sui bradipi, Pierlu? Vabbè. Bradipi, ci sono due razze di bradipi e adesso l'ho scoperto, li amo ancora di più. Sono gli animali più lenti del mondo, in qualche maniera mi rappresentano, Pierlu. Però ci sono due razze di bradipi. Allora, c'è quello che ha tre unghie e c'è quello che ha due unghie. Sono due razze completamente diverse dello stesso animale. Il bradipo che ha tre unghie, quindi tre uncini, con il quale si appende ai rami, eccetera, eccetera, è il bradipo che scende solo di giorno e la notte rimane sull'albero. Invece il bradipo che ha due unghie è il bradipo che scende solo la notte. Quindi pensa che alternanza, cioè c'è sempre un bradipo a terra e c'è sempre un bradipo sull'albero. All'interno di questa associazione che in qualche maniera preserva la natura di Panama e non soltanto, perché questa associazione si occupa di raccogliere da sotto gli alberi i bradipi cuccioli che cadono dagli alberi. Il bradipo, Pierlu, se ha un cucciolo che cade dall'albero, non scende a recuperare il cucciolo perché potrebbe mettere a pericolo la sua vita e quindi un'eventuale riproduzione di altri bradipi, perché ci sono sempre i giaguari in agguato, eccetera, eccetera. Quindi il bradipo non scende. Quindi questa associazione gira un po' per le foreste e raccoglie i bradipini che sono caduti dagli alberi, altrimenti morirebbero. Li allevano un po' e li mettono in libertà, li rilasciano in libertà. Quindi c'è questi due bradipi, bradipo casual e bradipo da cocktail, da sera, va bene? Ciao Pierlu, metti una foto di un bel bradipo, eh? Ciao Pierlu, ciao Pierlu. Never lies.